ragione fondamentale per cui noi siamo ancora qua. E la ragione fondamentale si è riassunta in qualche modo anche nel bel intervento di Andrea Virgilio, prima, quando Andrea dice in un passaggio: beh, sui diritti individuali la sinistra è sempre andata a traino. In queste quattro parole c'è il negazionismo di 120 anni di cultura socialista. Questo sta a significare non conoscere il concetto di socialdemocrazia. Io ieri, e non è un esempio banale, sta accadendo questo. Ho letto due pagine sul Corriere della Sera di Veltroni sulla storia della sinistra italiana, e nelle due pagine non c'era un accenno, uno, a un qualsiasi momento della storia socialista. Io ieri ho sentito l'intervento di Renzi e Lingotto e qualche intervento successivo, e c'era una tizia di cui non ricordo il nome, che però ha ricevuto l'acclamazione della sala in modo enorme, incredibile, la quale diceva: dobbiamo superare, partiva da un concetto, la socialdemocrazia in Europa è in crisi, i partiti socialisti e socialdemocratici in Europa sono in crisi, va superata la socialdemocrazia, bisogna investire sulla comunità e sull'individuo. E questo è superare la socialdemocrazia, questa è socialdemocrazia. Signori, la nostra base, la nostra è quello che ci tiene insieme, è la congiunzione tra la spregiudicata tutela di ogni diritto individuale e la costruzione di una ragnatela di tutele sociali che vadano a mettere le briglie al mercato, che guidino il mercato. Cazzo, questo siamo. È possibile che nel 2017 mi si dica che si supera la socialdemocrazia facendo questo? Questa è la socialdemocrazia, è quello che ci differenzia dalla tradizione comunista e dalla tradizione liberale. Perché se da una parte la tradizione liberale vedeva sì la tutela spregiudicata dei diritti individuali, ma non ritiene di dover porre delle briglie al mercato, così dall'altra parte la tradizione comunista, ha ragione Andrea, è sempre andata al traino sulla tutela dei diritti individuali. Caspita, ma noi no! Ma noi no! Questa signora parte proprio dalla crisi della socialdemocrazia continentale. Allora, quando mi si parla di crisi della socialdemocrazia continentale, mi si deve spiegare il perché. Non è sufficiente dire che la socialdemocrazia continentale è in crisi, la dobbiamo superare. Ma è in crisi? Siamo sicuri che è in crisi la socialdemocrazia? O sono in crisi i partiti di massa? E laddove la socialdemocrazia era partito di massa è in crisi, come tutti i partiti di massa, perché non ci sono più quelle masse da andare a intercettare. E la socialdemocrazia italiana, che non è mai stata partito di massa, non è minimamente in crisi. Non vede crisi, vede il Partito Socialista Italiano è un partito che ha subito delle tragedie immani, queste tragedie immani ci hanno portati ai risultati che abbiamo. Non una paventata crisi del sistema socialdemocratico, no, io non credo assolutamente alla crisi del sistema socialdemocratico. Il sistema socialdemocratico è oggi più valido di ieri, esattamente così com'è, senza bisogno di correttivi, senza bisogno di novità, senza bisogno di terze vie. Le terze vie le vanno a cercare coloro che non conoscono la pratica socialdemocratica e socialista, ma non la conoscono perché è endemica. Uno o lo capisce istintivamente o non lo capisce. Cioè, l'essere socialisti e libertari è una cosa assolutamente endemica, che non si può insegnare, non si può trasmettere, assolutamente. Per cui, per tanti sforzi che faccia il Partito Democratico e la corrente riformista all'interno del Partito Democratico, svela delle manchevolezze base, perché venire a dire qua che la sinistra è sempre andata al traino sul tema dei diritti individuali, scusate, ma è inaccettabile. È politicamente e concettualmente inaccettabile. Detto da un amico, da un compagno che sbaglia, ovviamente che sta sbagliando. E allora la ragion d'essere della nostra presenza deve essere questa, perché se nella sinistra si sta muovendo qualcosa, come si sta muovendo? Caspita,
Noi siamo sempre in attesa e abbiamo sempre pensato che la nostra evoluzione dovesse partire in qualche modo da una evoluzione del Partito Democratico, da un disgregamento, da una disgregazione del Partito Democratico. Ma noi abbiamo assistito ad una scissione dal Partito Democratico che sa di reducismo e nient'altro. Sembra quasi che si sia costruito un caminetto, sul trave centrale c'era scritta viva il Partito Comunista Italiano e ci si mette intorno a raccontarci di quanto ci stava, quanto era bello per la guerra. Cioè questo è senza futuro, il, a mio modo di vedere, lo spazio elettorale del movimento di democrazia proletaria, di democrazia progressista, è di chi ha avuto almeno 30 anni di tessera del Partito Comunista. È lì e basta, è in un cuneo lì e basta. Quel che sta accadendo al Partito Democratico però non mi sembra che sia molto diverso, perché andare come Varenzi a Lingotto a presentare la propria candidatura, beh, è evocativo di una chiara guida del Partito Democratico, che è quella di Walter Veltroni, che noi consideriamo la peggiore. Noi ricordiamo che Walter Veltroni fu messo davanti a una scelta: se presentarsi alle elezioni del 2008 come Partito Democratico e Partito Socialista, SD, oppure come Partito Democratico e Italia dei Valori. Walter Veltroni non ci pensò un momento, scelse di fare il target PD Italia dei Valori, costringendoci a viaggiare da soli esclusivamente per escluderci dal Parlamento. E noi rievochiamo quella stagione con Renzi, esattamente quella. E per cui neanche da quella parte ci sono delle evoluzioni particolarmente positive. Noi siamo sempre in attesa, noi siamo in attesa che davvero si muova qualcosa. Capiamo che non siamo autosufficienti, è ovvio, non è autosufficiente il PD, ci mancherebbe che possa essere autosufficiente il Partito Socialista, idealmente politicamente lo è, ma praticamente non è autosufficiente. E allora tutto quel che si muove alla nostra sinistra a noi deve interessare. A noi deve interessare quello che si sta muovendo nel campo progressista di Pisapia, ad esempio. Ci deve interessare. Siamo, secondo me, logicamente obbligati ad interessarci. Beh, purché anche questo non diventi un pastrocchio post-comunista. Andiamo a vedere che cos'è. Però partiamo, compagni, tutti certi che ci si debba interessare. Non è possibile partire dicendo no, beh, questa cosa non ci interessa, non ha tenuta logica. A noi deve interessare quello. Poi magari non avrà nessun futuro, però ci deve interessare. Venendo alla parte locale, con me era proprio impostato sul perché ci siamo, in sostanza. Era fondamentale questo, secondo me, per quanto riguarda il locale. E per quanto riguarda le elezioni amministrative, che ci saranno tra breve e si svolgeranno a Crema, anzitutto voglio dire che in Lombardia siamo gli unici ad avere due consiglieri comunali nelle due città con più di 15.000 abitanti, non c'è nessun'altra provincia lombarda che ha questa rappresentanza nelle istituzioni, rappresentanza socialista nelle istituzioni. Per questo ringrazio Gian Antonio per tutto quel che sta facendo e ha fatto a Crema. Allora, io ribadisco quel che ho già detto a Crema, che quel che è la linea del partito. Sul territorio decidono i compagni del territorio, tenendo presente una cosa, che il Partito Socialista ha una propria linea nazionale, fa parte di una coalizione di centro-sinistra, per cui tendenzialmente il Partito Socialista cerca di mantenersi all'interno di una coalizione di centrosinistra. Se i compagni del territorio mi dicono però, come mi hanno detto Pizzighettone nelle ultime elezioni, non è praticabile un'alleanza all'interno del centrosinistra, i compagni sul territorio sono liberi di fare altre scelte. Pertanto, sempre in accordo e in confronto con la segreteria provinciale, io ribadisco che sono i compagni di Crema a decidere quel che si fa a Crema.
se i compagni di crema del PSI mi spiegano che dobbiamo sostenere Pinco Pallino, perché ci sono delle ragioni politiche di sostegno di Pinco Pallino, la segreteria provinciale sposa questa scelta. Ovviamente si viene spiegata e motivata. Ovviamente si viene spiegata e motivata. Per cui piena libertà come siamo sempre stati, come siamo, cioè del tutto una scelta del tutto laica, ma ci mancherebbe che ci siano delle imposizioni da parte della segreteria provinciale, non è, sarebbe fuori da ogni criterio per come è costruito il nostro partito e per come sta cercando di ricostruirsi il nostro partito. Assolutamente no, noi dobbiamo dare al territorio la massima libertà, la massima possibilità di espressione. Io ho concluso, vi ringrazio ancora una volta per essere venuti qua. Io devo dire, allora, noi qua ci troviamo oggi a congresso, due parole, ci troviamo a congresso perché la prossima settimana ci sarà il congresso nazionale. Pertanto rinnoviamo gli organi, io ripresento la mia candidatura a segretario provinciale e a delegato per il congresso nazionale che ci sarà la prossima settimana. E poi, se ritenete, se questa candidatura andrà in porto, vi chiederei la costruzione, quest'anno però davvero, di una segreteria organizzativa, in qualche modo di una responsabile del tesseramento e del territorio. Questo proprio per andare a intercettare un po' le critiche del professor Cuppetti, che sono sempre mirate e giuste, ed anche per aiutare in qualche modo la crescita della comunità socialista cremonese. Il PSI rispetto alla comunità socialista cremonese, lo sa Virginio, si presenta sempre in modo molto delicato, cioè il PSI non vuole mettere il cappello da nessuna parte. Certo, siamo socialisti, ci farebbe piacere che tutti i socialisti appartenessero allo stesso partito. Grazie.